Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Mentre sono le 21.19, vedo già in postazione anche la nostra Roberta Benvenuto, che tra poco si collegherà in diretta dalla festa del Partito Democratico, dove sta parlando Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. Dicevamo, Molinari e ministro, si può fare un partito di Draghi senza Draghi? Ah, perché la domanda comincia Di Maio? Ministro? Prego, sì. Io credo, no, prego, che... prego, 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 direttore. No, prima il ministro. Sì, al di là dei convenevoli. Ovviamente, dal mio punto di vista, ho lavorato con Draghi un anno e mezzo come ministro degli esteri, c'è un metodo di lavoro da seguire, cioè la programmazione. Noi con lui abbiamo programmato gli obiettivi e li abbiamo raggiunti, penso a quelli del PNRR. Abbiamo sempre raggiunto l'obiettivo per ottenere la tranche di soldi che veniva dopo. E l'abbiamo fatto con programmazione. In Italia non si programma più, non si programmava più. Se abbiamo i problemi legati agli effetti della siccità, del gas, legati anche ai generi alimentari, alla crisi alimentare, è legata all'assenza di programmazione. Quindi quello è un metodo, quindi lei dice. È un metodo l'agenda Draghi. Poi ci sono anche i punti concreti. Il salario minimo. Si deve fare, siamo tutti d'accordo, ma non lo può imporre per legge agli imprenditori che già pagano un botto lei in un prossimo di governo, le piacerebbe. Ma io credo che l'Italia abbia bisogno ancora di Draghi. Poi ovviamente saranno gli italiani a votare un Parlamento che deciderà chi dare la fiducia come governo. Non è che si impone nulla e ci mancherebbe altro. Qualcuno però l'auspicio già... mio è che se dobbiamo ottenere il tetto massimo al prezzo del gas, abbiamo bisogno di qualcuno ai tavoli internazionali che abbia la forza di ottenere quell'obiettivo. Oggi è stato messo nell'accordo sul gas una menzione al tetto massimo al prezzo del gas. Ma se non ci muoviamo... Ormai ha superato i 170 euro a megawattora il gas in Europa e serve il regolamento europeo che dice che oltre gli 80, oltre i 90 non si può andare ed eravamo a 40 prima della crisi, uguale, idem. Sul tema del salario minimo stavo dicendo una cosa, non si può imporre per legge il salario minimo. Perché gli imprenditori già pagano un botto di tasse, non gli puoi dire che devono aumentare gli stipendi tout court. Devi mettere al tavolo imprenditori e parte dipendente, raggiungi un accordo per cui d'ora in poi nessuno viene pagato più 2-3 euro all'ora perché è schiavitù. Allora, il governo...